grazie di essere presenti questa sera a sentirmi per questa mezz'oretta e soprattutto grazie all'Assofond che ci ha dato la possibilità di poter presentare non tanto quelli che sono i nostri prodotti, ma quelli che è la nostra soluzione, quello che noi vorremmo prospettare come nuova frontiera per il controllo di particolari fusi, pressofusi e tutte le attrezzature che sono relative. Io mi chiamo Gabriele Graziosi, sono il direttore della filiale italiana di GOM Italia. Andrò velocissimo su quello che riguarda alcuni dati della mia compagnia e di chi rappresento. Andremo un attimino nel dettaglio di che cosa sono le macchine di scansione ottica tridimensionale al fine dello scopo di avere del reverse engineering e del controllo qualità, e poi andremo fisicamente nel dettaglio su che cosa vuol dire fare un'ispezione di una parte realizzata oppure andare su tutto ciò che riguarda l'analisi delle attrezzature. In particolar modo GOM è una multinazionale tedesca che ha sede a Braunschweig, a metà tra Hannover e Berlino, e una delle sue caratteristiche è di fare tutto al proprio interno, quindi fisicamente nasce da uno spin-off universitario nei primi anni 90 e da lì c'è stata un'escalation che ci ha portato ad avere qualcosa come più di 8.000 installazioni in giro per il mondo, totalmente dedicate al mondo dell'automotive, aerospace e al mondo anche della caratterizzazione dei materiali, ma non è quello che vi presenteremo questa sera, in particolar modo quello che vi vorremmo presentare questa sera è legato più a un aspetto di controllo qualità o di verifica delle forme. Noi tendiamo, questa è tutta la nostra gamma di strumenti, che va dall'analisi volumetrica all'analisi delle deformazioni, sia dinamiche che statiche, e alla caratterizzazione dei materiali. Altro punto interessante è il fatto di poter avere un sistema che sia in grado di poter essere applicato non solo in un singolo ambito, nella fase di sviluppo di un prodotto, ma tutto ciò che riguarda in maniera trasversale la realizzazione di tutte le attrezzature, sia della parte del componente, o per esempio delle casse d'animo, delle sabbie, via dicendo, che mi diano la possibilità di velocizzare quello che è il processo di sviluppo del prodotto stesso. In particolar modo, io vorrei prospettare qualcosa che sia proprio all'interno del flusso. Vedevo con gioia prima con Enginesoft che proponevano quello che era la simulazione, per noi è uno dei punti chiave e guarda appunto modelleremo a Ville anche il nostro cliente dall'altro punto di vista, quindi possiamo incrociare oggi pomeriggio in maniera molto, molto sinergica questi risultati ottenuti dalla simulazione con quella che è un'analisi reale. Quindi i primi passaggi con cui si arriva è un progetto CAD, si effettua una simulazione di quelle che possono essere distorsioni o non riempimenti all'interno della cavità di uno stampo, andare a fare quella che è la realizzazione dello stampo stesso, andare a realizzare il posizionamento delle casse d'anima, stampare l'oggetto e la verifica poi eventualmente nella fase finale della lavorazione meccanica del pezzo pressofuso o fuso. In particolar modo andiamo a capire prima che cosa vuol dire cambiare frontiera. Cambiare frontiera che cosa vuol dire? Molto semplicemente, noi siamo abituati in questo momento con dei sistemi di misura tradizionali che sono puntuali. L'analisi che viene fatta su un componente viene fatta tramite un sistema tattile che va a verificare solo alcuni punti specifici presenti sulla geometria. Il nuovo concetto è quello di applicare una misura che non sia più puntuale, quindi discreta, ma sia continua. Quindi abbiamo un sistema con due telecamere che mediante un principio di stereoscopia sono in grado di andare ad acquisire, mediante una proiezione di linee sulla superficie, non solo dei semplici punti ma l'intera superficie. E quindi di conseguenza lo scopo finale sarà quello poi di utilizzare questo oggetto che è derivante da questa acquisizione come nuvola di punti 3D e di andarla a comparare con un oggetto ideale che mi rappresenta il mio CAD oppure un lotto produttivo particolarmente significativo per le mie esigenze. In particolar modo, questa è una gamma dei sistemi che noi abbiamo, poi entreremo un attimino nel dettaglio, ma non voglio entrare nel dettaglio del prodotto perché non è pubblicitaria questo tipo di applicazione, ma è più rivolta a quello che è il processo. Il concetto di base è che uno strumento, affinché possa essere utilizzato, deve essere estremamente flessibile, quindi possa essere adottato per piccole, medie e grandi dimensioni, sia robusto, quindi che abbia la possibilità non di rimanere all'interno di una sala metrologica, ma di poter essere portato all'interno dell'azienda o al di fuori dell'azienda al fine di controllare in loco il particolare, deve avere la capacità di essere quindi trasportabile e di avere una capacità di autocalibrarsi e autocontrollare sul grado di accuratezza e quindi di conseguenza evitare che il sistema faccia delle misure che non siano reali.
Una prima fase molto interessante è relativa a quello che viene chiamata la fase di acquisizione. Il sistema cosa fa? Proietta in una singola ripresa un tot numero di punti sopra una superficie. Ovviamente con una singola ripresa non si ha la possibilità di coprire l'integrità dell'oggetto, ma solo una piccola porzione. Spostando indistintamente quella che può essere la parte o quella che può essere il sensore, il sistema è in grado di acquisire più parti e poi andarle a triangolare tra di loro e ottenere una mesh di punti, una mesh di triangoli derivanti da una nuvola di punti 3D, che descrive in maniera significativa tutto quello che è l'andamento della superficie. In particolar modo, si ha la possibilità con un sensore di ultimissima generazione di rendere tutto questo sicuro, preciso, flessibile e rapido. Una delle grandi caratteristiche è quella appunto di portare la rapidità nel processo di misura e quindi velocizzare quello che è il processo di sviluppo prodotto. In particolar modo, una volta che abbiamo ottenuto una mesh di poligoni, si avrà la possibilità di intersecare questa mesh di poligoni con una serie di sezioni ed esportarle in un formato IGES, oppure derivare quelle che sono delle primitive, nel caso in cui io voglia andare a fare del reverse engineering. Ma nel momento in cui il reverse engineering non è il mio target, posso anche utilizzare la stessa nuvola di punti per eseguire quello che viene chiamato il controllo qualità. In particolar modo, un sistema di questo genere è in grado di poter applicare, mediante lo stesso principio con cui si utilizzano le macchine fotografiche, cambiando gli obiettivi, sono in grado di poter fare un oggetto di piccole dimensioni o di grandissime dimensioni, semplicemente appunto cambiando l'obiettivo e ricalibrando la macchina. In particolar modo, una delle ultime frontiere è quella di portare questo tipo di ispezione, questo tipo di analisi in processo e quindi di conseguenza anche in produzione, non solo in fase di sviluppo prodotto. E quindi all'interno di un sistema mobile che mi serve per fare campionatura e piccoli articoli, un sistema fisso che mi serve per oggetti di piccole e medie dimensioni, un oggetto completamente automatizzato con un robot che mi dia la possibilità di fare capacità e quindi di andare a verificare i vari lotti produttivi. Uno dei punti particolari e molto molto importanti è derivante dal fatto che esistono delle cavità che non sono raggiungibili all'interno di un particolare processo fusione. E quindi o intervengo tramite una tomografia e quindi esporto quelli che sono i dati provenienti da un attacco in formato Dicon che viene poi triangolato e quindi analizzo questi dati senza utilizzare ovviamente la mia attrezzatura ma semplicemente il software per eseguire la comparazione, oppure posso utilizzare un tastatore che collegato direttamente con il sistema di telecamera è in grado di misurare alcuni punti interni, oppure ancora meglio posso applicare la vecchia tecnica di quello di andare a sezionare il mio componente. Sezionando il mio componente però con un sistema chiamato di punti di riferimento, io posso collegare le nuove acquisizioni che erano presenti nella parte interna con i punti di riferimento sulla parte esterna e quindi avere direttamente montato in tridimensionale sia la parte esterna che la parte interna del mio componente. Quindi non è più il limite dell'ottica anche con luce strutturata, cioè voi abbinate un programma di ricostruzione, sì, diciamo, dimensionale, grafica, sì, a varie scansioni. Assolutamente sì. Fino adesso solo il problema è sempre quello, cioè i sistemi ottico, luce strutturata, si limitano e sono poco usati nel processo proprio perché alla fine... Sì, hanno dei problemi di accessibilità su alcuni cavi. Sì, alla fine devi sempre andare a fare la tastatura tattile, allora certo. Purtroppo fai l'esterno in rapida. Certo, e poi l'interno, in una piccola soluzione potrebbe essere utilizzato come un tastatore su alcuni punti, ma è un deterrente, non è risolutivo. Poi in alcuni casi si può collegare la parte interna e la parte esterna, purtroppo questo è un test di carattere distruttivo, perché andiamo fisicamente... Quando vai a fare le campionature non è un problema. Assolutamente sì. Però la cosa molto molto importante è che lei ha recepito è il fatto che mentre prima i due elementi venivano scollegati e non c'era un riferimento tra la parte esterna e la parte interna, con un metodo di referenziazione sicuro dovuto a questi marker si ha la possibilità direttamente di collegarli. E quindi di conseguenza abbiamo... un dubbio, sì. Nella fase diciamo di sezionamento del particolare, sì, c'è un pericolo di deformare, cioè, perché molte volte noi abbiamo particolari anche a pareti molto sottili. Questo è un ovviamente l'interformabilità dell'elemento non è semplice da poter valutare. Ovviamente se durante un processo di sezionamento io vado a deformare la parte che voglio andare a misurare non ottengo più l'attinenza tra le varie parti. L'esperienza ci porta a dire che con determinate metodologie applicate e con determinati criteri
di posizionamento di questi marcatori, riusciamo a portare al minimo queste problematiche che si hanno in fase di sezionamento appunto dei componenti. Però non posso dire che assolutamente non esistono. Per esempio, campane cambio particolarmente profonde, dove esiste un limite di accesso alle parti inferiori, si va a sezionare a passi successivi e con un nuovo sistema, ecco, questa è una grande differenza che si ha con i sistemi a luce strutturata. I sistemi a luce strutturata standard hanno due principi di misura: o una proiezione di luce con una singola telecamera, quindi con un angolo che viene formato tra i due, e però comunque sia l'ottica sia con la proiezione devono vedere comunque la zona. Secondo, come abbiamo sempre fatto noi perché il sistema era ridondante, utilizzare le due telecamere. Qual è il grande vantaggio con questo sistema? Questo sistema si chiama tripla scansione. Tripla scansione sta a significare che va a combinare tre scansioni in un'unica sola. E quindi anche solo la visione di una singola telecamera con un angolo di 12 gradi può andare in particolare cavità ad acquisire quelle zone. Quindi non dico che le risolviamo tutte, perché direi una bugia, perché dei condotti sarebbero totalmente, non sarebbe possibile arrivarci. Però arriviamo molto più in profondità rispetto a quello che si arrivava prima, e la parte esterna, che è formata da tutta una serie di nervature, in caso di particolari eseguiti in casting molto dettagliati con lamelle e via dicendo, con la tripla scansione riusciamo a diminuire di un terzo il numero delle acquisizioni per poter catturare tutta la forma. Quindi la tripla scansione mi aiuta in due modalità: la prima è essere più veloce sulle acquisizioni di oggetti particolarmente complessi, e la seconda è poter andare più in profondità in alcune zone. Il metodo di referenziazione mi aiuta nel caso in cui io voglia tagliare il pezzo e montare le parti interne con le parti esterne. Volendo, cosa che non è possibile con nessun altro sistema, esiste un tastatore che è collegato senza cavi, senza nulla, è un principio ottico, esistono dei marcatori sullo stelo, questi marcatori vengono visti, vengono triangolati in tempo reale, vengono ricondotti a un centrosfera, il centrosfera compensato rispetto alla matematica CAD, e quindi vengono misurati in tutte le parti interne. Ovviamente qua si ritorna ad un'analisi discreta. Sì, e poi il problema è che certe volte questo sistema qui, fatto a mano, non con, diciamo, con posizionamento, quando vai a cercare una quota in altezza precisa, tu lo fai a mano, hai la precisione, ma dove va a toccare? Questa non so se sei qualche millimetro più o qualche metro. Vai in H, vai a guardare esattamente, ti posizioni il disegno, vai lì a fare la tastatura. Sono perfettamente d'accordo. Questo è più che altro un manuale per avere, si ha la possibilità di sezionare, andare a vedere, ma non, non ho la quota, la coordinata fisica meno 5 o via dicendo. Altro esempio di tastatura sulle parti interne. In particolar modo, però, una volta che io ho acquisito, io ho n altre possibilità. La prima è quella di eseguire un controllo qualità della parte. Quindi, fisicamente una matematica CAD, la vado a allineare nello spazio rispetto ai vincoli geometrici, la comparo a una mappa di colori con gli scostamenti. La seconda è quella di classico processo di reverse engineering, una vecchia produzione la vado ad applicare. Il terzo, molto interessante, è un processo di fresatura sull'oggetto. Quindi il grezzo di lavorazione, che molte volte viene calcolato su un teorico, non viene più calcolato sul teorico, ma viene calcolato sul pezzo reale. E quindi di conseguenza abbiamo due vantaggi. Il primo, nel caso di stampi di grandi dimensioni, dove per esempio abbiamo una fusione di 5 metri, la sgrossatura, il processo di sgrossatura è molto molto lungo, perché si prende una tolleranza tale per non andare a tallonare con l'utensile. In questo caso non è più necessario prendersi questo margine, perché diamo fisicamente quella che è la fusione reale, e quindi dal primo istante stiamo subito fresando, e quindi di conseguenza risparmiamo un sacco di ore in termini di fresatura. Altro punto inerente a quello che è il processo di fresatura è la tracciatura dei pezzi. Io sono in grado facilmente, con il primo, che è il controllo qualità, di avere una facile distribuzione del sovrametallo, e con un principio di back projection io posso proiettare quelli che sono i punti di centrinatura o i punti con cui fare il posizionamento in macchina del mio grezzo, cosa che invece veniva fatto con un processo manuale di tracciatura di un operatore, mentre qua sono totalmente guidato dalla macchina, che mi proietta tramite un DLP sopra la geometria dove devo andare a centrinare, dove devo andare a tirare la mia linea di posizionamento e via dicendo. In particolar modo il processo è abbastanza semplice: viene fatta prima una misura, che può essere più o meno automatica, il secondo viene fatto un allineamento geometrico che non è basato esclusivamente su Dev Sheet, come nella maggior parte dei casi si vocifera sui sistemi di scansione ottica, anzi si hanno molte più possibilità rispetto a una CMM con il quale fare gli allineamenti in RPS piuttosto che un 3-2-1 via dicendo, con dei vincoli geometrici, e alla fine abbiamo una valutazione con un report dedicato. In più esistono
se si ha la possibilità di collaborare col cliente, una piattaforma comune con un software gratuito che può essere utilizzato per poter condividere le informazioni che arrivano durante l'acquisizione. Andiamo a vedere qualche esempio concreto che ci possa dare un po' più di vantaggi. Allora, il primo, innanzitutto l'importazione dei dati. L'importazione dei dati avviene con i formati CAD nativi, quindi CATIA4, CATIA5, UG Pro E. Nel caso in cui il formato sia CATIA5 o sia Unigraphics, stiamo arrivando anche con Pro E, e abbiamo la progettazione viene fatta tramite le PMI, quindi non vengono fatti dei bidimensionali, ma le tolleranze geometriche e le quote vengono messe sul modello tridimensionale, il sistema è già in grado di andare a catturare dal modello 3D e di applicarle nel criterio di controllo. Questo è un enorme vantaggio perché non si passa più da un digitale, quindi modello 3D, ad un analogico che è un bidimensionale, per poi dall'analogico interpretarlo e ritornare al digitale. Quindi il flusso dei processi è totalmente lineare. In più, se io devo avere un processo di passa non passa, posso colorare in maniera diversa le superfici e fisicamente, in base agli scostamenti e alle loro tolleranze, dire se il mio pezzo funziona o non funziona. Altro grande punto fondamentale è quello dell'allineamento. L'allineamento può essere fatto mediante il primo pre-alignment, che è un best fit, e poi andare a prendere dei punti di riferimento caratteristici della geometria indicati dal cliente per poter avere anche all'interno dello stesso report una prova comparativa. Lo stesso pezzo può essere allineato mediante best fit ed RPS. L'RPS mi serve per capire rispetto ai posizionamenti come è la mia geometria, il best fit mi serve per capire se i miei RPS sono a posto rispetto alla mia geometria. Quindi ho un feedback di che analisi sto facendo e su come la sto facendo. A questo punto io posso fare tutta una serie di analisi delle più disparate direttamente sul mio componente, partendo dalle distorsioni, ai ritiri, a tutto ciò che riguarda anche per esempio le lavorazioni successive, se la distribuzione sopra metalli è uniforme o devo dare un posizionamento diverso in macchina al mio particolare per essere lavorato in maniera corretta e recuperare eventuali errori dovuti al fatto di una fusione non troppo corretta. Chiedo scusa se sto andando, però ho tanti concetti da dire, se sono troppo veloce e troppo lungo mi fermi. Allora, altra grande capacità è quella di avere una nuvola di punti 3D che sia sezionabile. A questo punto io posso avere il mio oggetto scansionato e trattarlo fisicamente come se avessi un modello CAD tridimensionale. Quindi posso eseguire delle sezioni al fine di avere una serie di baffi con degli scostamenti e quindi uno scostamento tridimensionale bidimensionale all'interno di un oggetto tridimensionale della mia sezione, oppure fare delle misure fisiche che vedremo più avanti. Qui potremmo, appunto, possiamo vedere che abbiamo sezionato questo figurino in questa direzione, abbiamo tutto lo scostamento con la banda di tolleranza e tutto ciò che sono gli scostamenti relativi alla sezione stessa e poter aggiungere quelle che sono delle annotazioni sulla sezione. In particolar modo abbiamo la possibilità così di amplificare quella che è la zona dove la parte rossa mi rappresenta la banda di tolleranza rispetto al quale il pezzo viene accettato. Se io col mio baffo, quindi ho uno scostamento superiore, mi viene immediatamente evidenziato come difettosità del componente stesso. Molto molto importante sia la capacità di poter scansionare per esempio impronte diverse all'interno dello stesso stampo, oppure utilizzare un'impronta di riferimento per poter analizzare tutte le altre, o ancora meglio eseguire un processo totalmente automatico di comparazione. Il programma lo utilizzo una sola volta, eseguo solo la scansione e in automatico faccio ricalcolare lo stesso programma con le stesse caratteristiche geometriche, e quindi il lavoro lo faccio solo la prima volta e in automatico tutte le volte successive vengono ricalcolate. In particolar modo, se io utilizzo per esempio quello che viene chiamato un elemento a riferimento di campione, questo elemento di campione non è detto che sia rappresentativo della mia produzione, quindi posso realizzare quello che è un campione statistico di 5-10 pezzi e fare due tipi di analisi. La prima è una media ponderata di tutti i 10 pezzi e calcolare l'undicesimo pezzo, che non ha niente a che fare con i primi 10, ma che rappresenta esattamente la media dei 10 precedenti. Oppure trovare quello che dei 10 si avvicina maggiormente al pezzo medio teorico. Facendo questo, io quello viene preso come riferimento all'interno di una distribuzione di Gauss come elemento di riferimento per l'analisi successiva. In particolar modo, ma molto interessante, possiamo andare ad analizzare tutto quello che è la distribuzione della colata e quindi la diminuzione o l'accumulo di materiale all'interno di alcune zone, che è fondamentale all'interno della pressa fusione, ed eventuali distorsioni o risucchi della geometria stessa. Non meno importante sono le tolleranze geometriche tridimensionali,
che se collegate al modello 3D vengono in automatico lette e quindi vengono in automatico reinterpretate. La grande differenza è che non si ragiona più per punti specifici, quindi se io devo fare una tolleranza di accoppiamento e quindi voglio una planarità, non tocco minimo 4 punti o 5 punti, ma si passa a migliaia o centinaia di migliaia di punti. Quindi si ha esattamente la descrizione della superficie e del suo comportamento ed è molto più interpretabile rispetto a dei punti singoli. In particolar modo si possono fare, anche senza la presenza di una matematica CAD, alcune misure sistematiche di posizionamenti di alcuni fori e localizzazione dei fori rispetto a un'origine ben definita. Lo stesso vale per tutto ciò che riguarda, per esempio, dimensionamento 2D, quindi con distanze relative e non tolleranze di posizione. Anche in questo caso andiamo a verificare come se avessimo un calibro virtuale l'impaccaggio del nostro elemento o la distanza, per esempio, o il diametro di alcuni fori. In più, come si diceva, per le parti interne ho la possibilità di tagliare una parte e di vedere in dinamico la parte che io voglio andare a misurare all'interno con un tastatore di carattere meccanico. In particolar modo, qua possiamo vedere quello che è rappresentato da un controllo qualità standard. Per i non addetti ai lavori questo è totalmente arabo, ma anche per mio figlio di 12 anni capire che una mappa di colori, il rosso è più materiale e azzurro meno materiale, si ha immediatamente l'idea di che tipo di distorsione ha il nostro componente e quindi è molto più intelligibile. Io scherzo sempre perché faccio la figura del commerciale. Un commerciale che deve andare a discutere con un cliente delle problematiche del suo particolare, con un PC portatile e con un software dove evidenziano le difettosità dell'oggetto, con questo è molto più intelligibile rispetto ad un report standard da tabellare di questo genere, dove tra un punto e l'altro devo andare a interpretare quali sono gli errori dell'oggetto stesso. Anche in questo caso, vabbè, abbiamo visto quelli che sono gli allineamenti e questi sono i grandi vantaggi, per esempio, di un metodo tattile. Il metodo tattile è ormai una tecnologia completamente consolidata, è veloce, per esempio, con un numero di punti limitato, però come grande svantaggio sulle superfici a forma libera è particolarmente lento. Anche per alcuni dati non troppo ampi in termini numerici ha dei lunghi tempi di apprendimento, ha necessità di essere posizionato su dei sostegni specifici e l'allineamento rispetto alla matematica CAD è totalmente dipendente dall'operatore. Un sistema ottico è veloce, è completo, è mobile, è flessibile, non ha bisogno a meno che non sia labile, ma nei particolari presso fusi spero che non siano labili, non ha la necessità di essere messo su appunto delle fixture, ha possibilità di interagire con gli allineamenti e quindi di essere variabile, ma grande vantaggio, è totalmente indipendente dall'operatore. Se quella mattina l'operatore non si è svegliato bene, non importa niente a nessuno, perché è il software che procede a fare l'allineamento in base alla geometria. Quali sono gli svantaggi? Se io controllo tre quote sul pezzo, non posso immaginare di essere più veloce rispetto a una macchina tradizionale che tocca semplicemente tre punti. Il report finale comparativo di un particolare rispetto a un altro è molto più semplificativo ed rappresentativo del particolare stesso e soprattutto nel momento in cui io vado a fare l'analisi, io la chiamo la quotatura di quello che deve pararsi da eventuali problemi futuri. Il progettista tecnico decide di fare una messa in tavola e onde evitare di non avere problemi futuri durante la produzione, decide di quotare tutto quello che si può quotare su un oggetto 3D, anche se non significa niente, se non si deve accoppiare con niente. Lo svantaggio qual è? Che l'operatore che si prende in mano quel report deve fare 600 quote. Noi abbiamo fatto un progetto con Electrolux e da quelle 600 quote si è giunti ad avere un sistema molto più snello e rapido, identificando 20 quote caratteristiche e le rimanenti controllandole semplicemente a volume. Se vengono evidenziate delle zone con particolari colori rossi, caldi o freddi, vengono indagate ulteriormente, ma solo in quel caso e non a priori senza motivo. Ok, il primo è quello dedicato all'ispezione del primo articolo. Abbiamo un'alta densità dei dati che rappresentano l'oggetto, possiamo allinearli in maniera veloce e rapida, abbiamo un'ottima visualizzazione, abbiamo un veloce feedback da dare a chi deve mettere a posto le attrezzature affinché si vada a diminuire il numero di tempo di iterazioni, il numero di iterazioni necessarie a mettere a posto lo stampo e quindi di conseguenza si arriva prima sul mercato con un prodotto di qualità superiore. In particolar modo, lo stesso tipo di analisi lo si può fare su uno stampo, su un elettrodo, dove possiamo vedere
questo caso ha poco senso, però su un elettrodo dove sono evidenziate se sono state fatte meno delle lavorazioni meccaniche in alcune zone, in particolar modo per il reverse engineering su alcuni oggetti di vecchie produzioni che dobbiamo andare a replicare. Molto molto interessante è il posizionamento delle anime all'interno dello stampo. Esiste un modulo chiamato Live che noi utilizziamo, dove l'anima viene scansionata e viene controllata rispetto alle sue caratteristiche. Poi rispetto al CAD noi sappiamo dov'è la sua posizione all'interno dello stampo. Il sensore viene posizionato di fronte allo stampo e l'operatore a mano va a posizionare l'anima. Quando l'anima si trova, quindi nell'operazione di ramolaggio, nella posizione corretta e reale, il mio componente viene evidenziato di colore verde. Quindi per il montaggio degli stampi questo sistema non solo per il controllo delle parti singole, ma viene utilizzato appunto per la verifica del corretto posizionamento dei componenti all'interno dello stampo. In più si ha la possibilità di fare quelli che sono i famosi montaggi virtuali. Io scansiono le parti singole, li vado a montare in maniera virtuale, prima ancora di fare una stampata capisco se l'intercapedine è corretta o meno e quindi se ho abbastanza materiale o poco materiale all'interno del mio elemento e quindi posso definire quelle che sono le clearance dell'oggetto stesso, deviazioni di spessore e via dicendo. Questa è un'analisi inerente a un assemblaggio virtuale, come vi dicevo in precedenza, con l'evidenziazione di quelle che sono le anime all'interno dello stampo, e questa è un'analisi per cercare di capire in maniera virtuale se le clearance sono state rispettate o meno prima ancora di montare lo stampo stesso, e tutto in maniera virtuale. Ultimo, ma non meno importante, è quello che riguarda per esempio la lavorazione dei grezzi, come vi dicevo in precedenza. Io ho la possibilità di ottimizzare quello che è il mio grezzo di lavorazione e quindi di andare a fare delle lavorazioni mirate e veloci direttamente sul mio componente, soprattutto per oggetti di grandi dimensioni, sapendo qual è la distribuzione dei miei sovrametalli. Ok, risommato è tutto quello che vi ho detto in precedenza, quindi il sistema è un sistema adottato totalmente trasportabile che va direttamente dall'oggetto, quindi non devo prendere i miei stampi e portarli all'interno della sala metrologica, ha collocazione in tutti gli ambiti della fase dello sviluppo prodotto e vi permetterebbe, con un'applicazione intensiva del prodotto stesso, di diminuire quelli che sono i tempi di sviluppo prodotto. Ultimo, ma non meno importante, siete abituati a oggetti di grandissime dimensioni che devono essere trasportati, quindi vengono chiamati mobili. Ok, questi sono i sensori di ultima generazione. Quindi sono poco più di un iPad, io me lo sono portato nella valigettina e sono totalmente trasportabili e applicabili anche in aereo. Ok, io ho finito, scusate se mi sono dilungato maggiormente in...